Ciao a tutti amici di xtremarvel.com, sono io e benvenuti in questa nuova video review. Oggi parleremo dello Shuttle DS57U. Si tratta di uno Slim PC che potreste pensare molto simile al prodotto recensito qualche mese fa. In realtà in questo caso abbiamo un prodotto destinato più a un pubblico professionale e lo capiamo da alcune scelte implementative e caratteristiche tecniche dello stesso. Ma andiamo con calma. Nella parte frontale abbiamo appunto il logo Shuttle, un case in acciaio molto resistente, e lo possiamo percepire sia dalla solidità di assemblaggio sia dal peso relativamente alto per un case così piccolo. In notazione con lo Shuttle DS57U ci vengono forniti due piedini per l'installazione verticale o delle staffe per l'installazione VESA installabile appunto per permetterci l'installazione dentro un display o uno schermo. Nella parte che potremo indicare frontale abbiamo la prima caratteristica peculiare di questo Shuttle, infatti sono prese due porte comune con due configurabili in diversi standard. Non sono delle semplici porte RS232 come quelle che trovavamo 10 anni fa sui nostri computer, ma sono delle porte compatibili anche con lo standard RS422 e 485. Sono inoltre configurabili a livello di potenza, infatti potremmo tramite jumper andarle a impostare sia per ottenere un output a 5V piuttosto che a 12. Interessante sotto questo punto di vista è il manuale, perché vengono appunto forniti insieme allo Shuttle il pin map completo sia delle porte sia dei jumper interni. Poi nella parte frontale abbiamo delle connettività più standard, più comuni nei PC attuali, come le 4 porte USB 2.0, il pulsante power ovviamente, due piccole LED di stato e un memory card reader. Nella parte posteriore o laterale, chiamiamola come vogliamo, abbiamo le aperture con i pannelli per l'installazione di componenti interni. Si tratta di uno Slim PC, quindi come altri prodotti già visti in passato viene fornito già con un SoC integrato. In questo caso abbiamo un Celeron 3205U, un processore di architettura Broadwell a 1.5 GHz, scusate, dual core, con una Intel HD a 12 unità. È sempre un processore ovviamente 64 bit, supporta il VTX e il VTD ed ha una temperatura massima di funzionamento di 105 gradi con TDP di 15 watt. Nella parte posteriore, dicevamo, abbiamo la possibilità di installare due banchi di RAM SODIMM DDR3 low voltage, quindi un massimo 1.35 volt, e poi abbiamo nella parte frontale qui la possibilità di installare un modulo MPC Express full size nella parte superiore. Presente poi qui l'EDP panel control che ci permette di avere la mappatura di pin sempre tramite documento e la possibilità di accedere in modo molto comodo. Nella parte inferiore abbiamo la scheda wireless in formato half size e poi ovviamente lo scompartimento per installare l'hard disk da 2.5 pollici. Questo è un PC pensato per funzionare 24/7, quindi in teoria per rimanere sempre acceso. Questa caratteristica è garantita da Shuttle, ma deve essere garantita dal produttore di hard disk. Infatti potremmo installare un SSD o un hard disk a nostro piacimento, ma per avere effettivamente una macchina in grado di funzionare senza interruzioni, anche questo componente dovrà essere scelto in modo accurato. Altra caratteristica interessante che differenzia un po' questo PC da quelli che sono i normali PC consumer è questa piccola apertura con 4 pin nella parte superiore. Questi 4 pin ci permettono da un lato di fare il reset del BIOS tramite un jumper, come sui vecchi computer o anche sui computer attuali, ma hanno anche due pin per collegare un pulsante esterno. Questo ci fa capire che in teoria potremmo collegare questo computer ad un dispositivo che lo accende in modo automatico. È sicuramente una caratteristica non comune nei computer commerciali ed è anche effettivamente una feature pensata appunto per un uso professionale. Abbiamo poi due uscite video, DisplayPort e HDMI, abbiamo poi entro ingresso e uscita audio, due porte USB 3.0 e ben due porte Ethernet. Anche questa è una caratteristica un po' insolita in un computer di questa tipologia, ce ne saremmo aspettati uno, ma essendo un prodotto professionale mi sembra giusto trovarne due. L'alimentazione viene poi fornita tramite questo connettore qui, abbiamo un piccolissimo alimentatore, eccolo qui, tipo quelli dei portatili ovviamente, di bassa potenza, che si connette tramite cavo alla nostra rete. Si tratta quindi di un prodotto pensato per un uso specifico, per un uso professionale. Nel corso della recensione andremo a vedere un po' le prestazioni di questo Shuttle
in generale, anche se non sono ovviamente una caratteristica peculiare. Se siete interessati quindi a questo prodotto e volete avere maggiori informazioni, maggiori dettagli, continuate a seguirci sul nostro sito www.extremeworld.com, dove troverete una recensione più completa e approfondita dello Shuttle DS57U. Quindi seguiteci, un saluto aperto allo staff di extremeworld.com.